guarda la maglietta seria. Mica Justin Bieber lì. Potevo portare anche la maglietta. Mi sono giocato freschi, ti facendo questo. Justin Bieber, ma no, non ma chi sono in guerra? Era ora, però ti voglio. Smorsa, quelli della trap, quello. Ma Paolo solo si scrive comunque. Ma come cazzo fa? Abbiamo un'altra fretta di iscritti, ciao ragazzi. Questo mi stavo. Oggi per esempio vi parliamo di qualcosa di molto molto interessante, sì, che ci ha lasciato. No, serio. Allora, è appena. Beh, appena, magari questo video no, finita Modena. Siamo un po' in ritardo, dai, siamo, diciamo. E per quanto riguarda i giochi di ruolo, ci sono state un bel po' di cose. E per quanto riguarda D&D è uscita la seconda parte delle due avventure ambientate a Waterdeep, più o meno. E in questo caso la seconda è il Dungeon del Mago Folle. Se ben vi ricordate, se avete visto il nostro video precedente, nel caso andatelo a vedere, la prima parte era ambientata nella cittadina di Waterdeep con personaggi da livello 1 a 5. Era invece un'avventura innovativa, sono delle avventure innovative, perché lo è anche questa seconda, che parte appunto per personaggi da livello 5 al 20, ed è un proseguo. È una cosa bella, ho qua. Se la prima avventura era molto roleplay, che è strano perché di solito le avventure di D&D sono smazza ammazza, invece quella era molto focalizzata, esatto, su personaggi famosi, tu come ti comportavi. Esatto. Qui invece è smazza smazza. Siamo tornati, esatto, al... Però lasciate mazza vera. Vi cito il personaggio famosissimo, che è il cattivone dell'avventura, Alastair. Alastair Blackrock viene definito il mago folle perché in passato, prima che ancora che la città di Waterdeep fosse costruita, arrivò nel monte di Waterdeep, hanno dato lo stesso nome, fantasia portami via, e era un mago potentissimo, parliamo di un mago livello 20, quindi insomma non briscoli, solo che era un po' tocco, un po', o quantomeno, seriamente parlando, sembra che avesse dei contatti con delle entità particolari. Visionario, cioè, chiamiamolo un po'. Talmente tanto visionario che faceva esperimenti su umani, evocava creature e le incrociava. Un visionario folle, parliamolo. E lui costruì 20 livelli, praticamente, che poi sono i 20 livelli del gioco dell'avventura, sotto la città di Waterdeep. E il livello più profondo è dove risiede lui, all'interno di una torre. Cioè, vedi quando dico wow, è spettacolare, il livello sotto te, Paolo. Che succede? La cosa ancora più figa è che, siccome sono... Cioè, non è come Moria, per dirvi. O comunque c'è una parte che rassomiglia a Moria, ma i livelli sono proprio dei mondi. Sono 20 micromondi. Quindi tu magari arrivi a un livello e c'è... Sì, c'è una cittadina che sembra una miniera tipo di Moria, ma poi vai sotto tramite un passaggio, un portale, e ti ritrovi magari in un ambiente che è una foresta, con il sole, con i cervi che ci vivono, con dei clan al suo interno, magari di orchi o di... Cioè, sono tutti ambientazioni separate e collegate, e lo scopo degli avventurieri è arrivare al fondo, perché c'è un tesoro e c'è naturalmente il cattivone alla strada ad aspettarvi. E... come ci si arriva? Non è facile, è un'avventura da livello 5 a 20, significa che ci giocherete un bel ecco, penso anche un annetto forse? Sì. Una cosa del genere. Ma se vuoi puoi anche dilungarti tanto, perché ci sono le avventure principali, c'è la quest principale. Penso che ogni micromondo però abbia anche le sue missioni secondarie. Le quest secondarie, che fra l'altro puoi integrare il DM, questo è bellissimo. Che ce le può aggiungere. Sì, puoi aggiungere, poi fa un po' come vi pare a te, ed è secondo me una cosa avvincente. Tanta roba, ragazzi. Il problema dell'avventura è che spesso so... Fai quello, un po' labirinto, esatto, devi seguire il percorso e basta. Tu da DM un po' di scazza. Invece questa... Sì, certo, ha le regole, però ecco, ti lascia la possibilità di magari di crearti qualche personaggio tuo, e il mondo ti dice, ecco, c'è il mondo della foresta, ci puoi mettere dei castelli, tu puoi fare proprio un'avventura nell'avventura, in teoria potresti non finirlo mai, se ci pensi. Tanta roba. Ora vi elenco brevemente, perché non voglio starvi a spoilerare troppo, tutti i livelli, famosissimi. Si incomincia nella locanda del portale dello sbadiglio, che vi avevo anche citato in precedenza. Da lì gli avventurieri scendono al livello 1, che sono chiamati sotterranei. Poi c'è il livello 2, che è il livello dei magazzini. Voi rendetevi conto che Alastair venne prima della città, quindi il sottomonte se lo creò come voleva lui. Poi dopo, per varie guerre, vicissitudini con i suoi allievi, cambiò tutto, lo abbandonò e ci si insediarono altre creature.
tipo il livello dei sotterranei dei magazzini viene utilizzato da Waterdeep per spedirci criminali. Quindi tu all'inizio al livello 5-6 ti trovi banditi, rifugiati. Il livello di Sargout, dove c'è il fiume, chiamato anche su di Sargout, c'è la città di Skullport, che è anche la città base in teoria dove parti tu. È la città dove c'è lo Xanarat, Xanarat è la sua gilda, è la gilda degli assassini, okay. Sarebbero i cattivi di Waterdeep. Esatto, sembra gente adorabile, direi. Tu lì la affronti nella prima avventura, quindi in teoria Xanarat, se non l'hai sconfitto, te lo sei pure fatto come alleato, e comunque Skullport è la tua hub centrale. Ok. Continua a scendere, c'è il regno delle fattorie. Pratica, ecco, arrivi qui, ci sono tutte praterie distese dove Alastar metteva i suoi schiavi, gli faceva per mangiare, giusto? Approvvigionamento, fattorie abbandonate. Non è spiegato. Poi il labirinto 5, dove già quasi inizia a fare più succoso, un classico labirinto. Poi Minotauri. Perché Alastar evocava tramite portali le creature, le metteva in ogni livello, ci metteva trappole, mostri, lo sentirete. Il livello 6, le profondità del mare, probabilmente arriva al sesto livello e c'è il mare. C'è il mare con le creature marine ed è un livello tutto ambientato sulle navi. Io ho paura di fare questa avventura. Livello 7, le caverne di Oz. Oz, magari non ve lo ricordate voi, sono quei fottutissimi mostri gelatina. Infatti non mi ricordavo, che ammetto che non mi ricordavo. Che letteralmente ti inglobano. Bastardico ormai. E sono fortissimi. Sì, perché hanno una cella del cavolo ma una resistenza infinita a determinati attacchi fisici. E lì sono madonne. Poi il Terminus. È un piano dei portali, quindi tu vai là dentro e non sai dove finisci. piano dei portali. Entri all'interno e ci sono tanti portali che si possono fare, chissà dove. E alla fine il nono, dove c'è appunto in teoria il tesoro di Alastar e Alastar stesso. Ok. Da affrontare. Ok. Tra un livello e l'altro ci sono dei livelli secondari, dove ripeto, qui potete incontrare NPC, personaggi secondari anche famosi, ma non vi voglio elencare perché diventerebbe pedante la cosa. Ci fuggiamo di giocarla. La città della mano insanguinata, che è già tutto un dire, c'è una setta, una gilda famosissima. Esatto, infatti voglio dire, è una gilda famosissima, è anche sulla 3.5, sto di cavolate. Gente si rispetta, tutti si allora, benissimo, anche sì. Mano insanguinata. C'è il livello che si, questo l'ho so scritto, Madgoth. Che è un castello in miniatura. Prendi, tu arrivi dentro a questo livello dove c'è un castello dentro una sai quelle quando c'è in nuoto delle neve. Neve. Le palline di neve. Cioè questo castello è all'interno di questa pallina di neve e tu vieni miniaturizzato e entri lì dentro e devi finire il castello. Una roba. Poi la palude strisciante, pieno di mostri striscianti. Se prendi e cose dello stesso calibro, un po' rettilinee, rettilinee brutto. E anche lì ti domandi perché ci sono andato a finire. Il cimitero di Muiral, allora, leggerete dei cimiteri, sono gli ex allievi di Alastar che hanno guardato una brutta fine, quando ti fai come maestro un pazzo che cazzo vuoi dalla vita. Con i ragni giganti ho scritto qui ex draw, perché? Perché prima di Alastar in effetti questa era una città sotterranea abitata, costruita in parte dai draw e dai Dwergar che sarebbero i nani cattivi, okay. Però dopo Alastar li ha sgominati tutti. Casualità però, draw ragni? Tempo di... Sì, l'ha mixato lui. Esatto. Gli superstiti ha detto, facciamoci una bella fusione di... Poi abbiamo percorsa ad ostacoli, quindi un labirinto che è soltanto fatto per, ad esempio, belli e sono solo prove di agilità, prove di forza. Un abbazzo, cioè, ci sta con la goccia. Quindi se non sei un ladro, è fottuto. Poi c'è un livello costruito dalle prove del Dio Tyr. Tosto, questo mi piacerebbe farlo. Un altro livello che è chiamato il santuario di zona necromantica, quindi... Che bellezza! Che un chierico un po' si sente. Un labirinto di cristallo ex zona draw, quindi tutte trappole draw, tutte magia da elfi oscuri, tutte. Devi pensarla come un draw e anche lì. Te le dividi. Il Vankark Drom, una zona di ombra, quindi sconfina nel regno delle ombre. E infine un livello che si chiama delle pietre runiche, perché se tu riesci a risolvere queste pietre, ti teletrasporta direttamente al nono livello, che è quello del mago folle. È una specie di sotterfugio, capito? Scappatoia. Tra le altre quante cose. Quante botte qui tra naso e denti ci puoi prendere in quel livello? Quindi, arriviamo al dunque. Io non ho sentito parlare benissimo. Anch'io. Infatti oggi mi trovo qui proprio per questo. Se avessi un po' più di tempo la giocherei subito, dico la verità. Mi incuriosisce tanto, assomiglia tanto a un'avventura homemade che ho fatto io della 3.5, dove ho creato una caverna con vari livelli, mi ispira e mi ha dato anche molte idee per avanzare alcune trappole al mio gruppo. 50 euro, però
Vabbè, ci sta, comunque ho so 300 e passa pagine. Io ragiono un attimo da giocatore e da master. 50 euro, se un gruppo composto da 4 giocatori e un master si divide a 10 euro a testa, come dicevamo all'inizio, parliamo di un anno di gioco. Quindi 10 euro a testa per un anno di gioco, ragazzi, secondo me ne vale davvero la pena. Sì, se vuoi fare anche il pazzoide, lo unisci alla prima avventura. Esatto, infatti, stai avanti per anni. Volevo dire, è fattibile unire la prima avventura, sì, sì. E come hai precedentemente detto, avendo la possibilità di aggiungerci altre queste secondarie, ti dà la possibilità di giocarci quando vuoi, di allungarla a piacimento. Se il gruppo va, tu ti puoi anche permettere di, negli ultimi livelli, allungare la storia di qualche mese. Sì, mi viene da dirti. Quindi sicuramente non saranno soldi buttati e mi sembra un'avventura piena di... Sì, c'è anche il lato gestionale, dove c'è l'hub dove tu devi gestire anche i criminali, cioè proprio devi andare un signore del crimine, no, per incassare la moneta, cioè credo che questa avventura sia davvero completa. Se tu vai là, ti rifornisci di armature, perché magari il livello 6 è con le creature marine e devi avere le armi che le ammazzano, quindi gestisci là, fai qua su e giù, cioè è profonda, raga. Per un po' i più old come me che hanno giocato a 3.5, mi ha dato, leggendo, l'idea della stessa avventura che c'era nella vecchia edizione, chiamata Il Tempio del Mare Elementare, con chiaramente tutte le migliorie, nel senso, questa è un'avventura molto più aperta rispetto al Tempio del Mare Elementare. Per tu che forse non la conosci, era un'avventura che partiva da quarto al ventesimo livello, dove tu dovevi affrontare i vari livelli di un sottomondo molto simile, però questa è più gustosa, mi piace di più. Quella era lineare, quella sapevi che dovevi fare punto A punto B, da punto B a punto C, da punto C a punto D, ammazzando. Questa invece è molto più ramificata, mi dà l'idea, quindi ve la consiglio. Ed allora, siamo qui proprio per questo motivo. Ultime due cose, vai. Una a te e una a me. La prima è, se siete interessati alla figura di Alastar, vi consiglio di andare a vedere sul canale YouTube di D&D Nation, che loro fanno, proprio prendono i personaggi famosi di Forgotten Realms e ne fanno delle spiegazioni molto belle. Esatto. Mi ci acculturo anch'io, quindi acculturateci anche voi. Esatto. E a proposito di cultura, abbiamo qui avuto una guest star, ecco. Esatto, Antonio Affronti ci ha contattato sulla pagina Facebook e ci ha fatto vedere, diciamo, il suo progetto, a mio avviso interessante, quindi siamo qui, visto e considerato che nella puntata si parlava proprio di giochi di ruolo, vi facciamo presente questo canale e questo progetto, dove il gruppo Roccopolis insieme a Chiappasogni hanno fatto varie colonne sonore dedicati a alcuni giochi di ruolo. Non mi dilungo, vi lascio qui in descrizione il link del, diciamo, dei vari video e del canale, che è il canale Sonar Village. Ve lo consigliamo perché amanti del rock noi, e loro cercano di rivisitare tutte diciamo quelle musiche d'ambientazione di determinati giochi di ruolo in chiave rock, e la cosa a noi ci piace, io sono un grande amante e ci sembrava doveroso citarli. Sì, cioè fa, si dice atmosfera, nel senso che mentre stiamo giocando, prendete l'esempio del manuale che abbiamo appena spiegato, state in un livello, tac, attaccate quella colonna sonora. Esatto, lì, capito? Noi siamo sempre un po' i maniaci del mettere il sonoro, entrare in un locale, in qualcosa, si va su YouTube, si cerca qualcosa specifico, potete andare su questo canale e cercarvi. Non ha, ammetto che non ha molte colonne sonore, ne ha una decina, però è un canale emergente, ve lo consigliamo. Abbiamo ascoltato qualcuna. Sì, sono valide, sono ci abbastanza valide. Quindi detto questo, ci vediamo alla prossima con vediamo quello che portarvi. Noi stiamo pensando, siamo qui un brainstorming continuo. Esatto, ricordatevi, se il video vi è piaciuto spolliciatelo, cercate, se vi va, di commentarlo, certo. Condividetelo, che come al solito insultateci, diteci se abbiamo fatto le cose fatte bene, se vi piacciono le idee. Anzi, la proposta è che vi piacerebbe un video, proviamo, vi piacerebbe un video dove vi spieghiamo in varie puntate, però cercheremo forse tre, mi auguro in tre di farcela, come compilare una scheda di D&D 5.0. Vi piace l'idea? Se vi piace, fateci sapere. Detto questo, un saluto, alla prossima, ciao!